Siamo con Franco Uzzeni al Monzarelli Show, che come tutti gli anni lo troviamo per concludere l'annata. Come va quest'anno? Beh, quest'anno non è andata benissimo perché sono arrivato una volta secondo e basta, non ho fatto dei gran risultati. E mi aspetto da questo Rally Monza di rimanere nei primi 40, una volta dicevamo nei primi 3, poi dicevamo nei primi 10, adesso forse nei primi 40, perché gli R5 vanno ormai quasi come le nostre macchine. Sono tanti ragazzini che vanno forte, vedremo domani, stasera. Una domanda da appassionato: tra tutte le macchine che hai guidato al Monza Rally Show, qual è quella che preferisci e che hai guidato anche in tutti i tuoi rally? Ma guarda, la Subaru era forse quella che mi era entrata di più nella pelle. Questa qui dovrebbe andare meglio della Subaru, però io mi trovo ancora meglio con la Subaru. Grazie mille Franco, ci vediamo in prova. Siamo con Silvano Patera dopo le prime due prove speciali della gara. Come sta andando? No, l'ho girato bene. Oggi per queste due prove qua ho fatto due errori io. E una prima prova non ha girato la macchina, l'ho fermato qui, sono andato forte sulla parabolica, vanno scalate, partite di piatto, mi sono girato e si è evitata la macchina e ho perso tempo. Magari ho sbagliato io, però insomma danni non ho fatto, la macchina è perfetta, il team è perfetto e domani vediamo. Ripartite più carichi. Sì, va bene, buona serata. Ciao. Equipaggio Crugnola Nicastri, Andrea, ti sei scelto un navigatore Solano per questo Monza Rally Show. Sì dai, da qualche anno che stavamo lavorando per fare una gara e finalmente dopo tanto tempo, dopo tanto impegno ce l'abbiamo fatta e sono contento di essere qua con Mattia, che lo conosco da una decina d'anni. Sicuramente ci divertiremo. Concludi questa bella stagione al Monza come hai già fatto in passato? Sì, Monza è sempre un bel evento, a me, io ci tengo sempre ad essere presente, è l'evento di fine anno, tutti vogliono far bene anche se prende un po' come un gioco, ma in realtà non lo è, e perciò abbiamo fatto lo shakedown, abbiamo trovato delle soluzioni ottimali e adesso ci resta che aspettare la gara e vedere la fronte quella del nostro avversario. Mattia, com'è navigare un pilota del genere? È un onore. E Daniele mi ha insegnato bene, tutto a posto, e spero di aiutarlo il più possibile e poi di divertirci, come dice anche Andrea. Benissimo, buona gara, in bocca al lupo. Viva il lupo!